Bentornati sul mio canale. Oggi ho pensato, visto che abbiamo tante pance piene, qualche chilo di troppo acquistato durante le vacanze, ho quindi pensato di proporvi una zuppa. Lo sapete, io non faccio tantissimi video di cose salate, però io con le zuppe sto proprio in fissa, quindi mi faceva piacere proporvela. È vegetariana, se non che usiamo il tonno, quindi se siete vegetariani o vegani non mettete il tonno e state a posto. Andiamo a vedere che cosa ci serve. È velocissima e buonissima, assicurato. Ci servono dei broccoli, delle nocciole. Io in questo caso ho quelle che si comprano a Natale, cioè sono sicura che tutti voi ve le ritrovate a casa se non ve le siete mangiate tutte giocando a carte. E della menta. Ci serve del brodo in cui io ho messo del sedano, della cipolla, un po' di menta, qualche fogliolina d'alloro. Ovviamente poi ci serve il tonno. Per quanto riguarda il tonno, lo so che è un pesce che difficilmente si trova sostenibile. Quello che io vi posso consigliare è: informatevi come viene pescato il tonno fresco della pescheria in cui andate, oppure del mercato, del supermercato. Io ho la fortuna che qui a Londra sulla confezione c'è scritto che è un tonno sostenibile, che è stato pescato a canna, e quindi insomma sono sicura di quello che acquisto. Quindi anche voi fate delle scelte ragionate, soprattutto quando comprate il pesce o la carne. Assicuratevi sempre che siano di allevamento sostenibile o pescati in maniera sostenibile, così insomma sulle nostre tavole finiscono sempre dei prodotti buoni, che non fanno male al nostro pianeta. Allora andiamo a vedere come si fa questa zuppa, che è super veloce. Andiamo a romperci qualche noce. Ovviamente tutti gli ingredienti li trovate sotto nel box informazioni oppure nel mio blog, e vi lascio il link qua sotto. Mettiamo quindi le nostre nocciole in forno per 15-20 minuti a 180 gradi. Le vogliamo solo un po' tostare. Puliamo i broccoli, quindi li tagliamo a pezzetti piuttosto piccoli. Vogliamo che si cucinino in fretta senza che perdano il loro colore. Anche un po' del gambo, magari gli togliamo la parte un po' più esterna che magari è un po' rovinata. Mettiamo il tutto in una ciotola con acqua fredda, così li sciacquiamo. Aggiungo quindi brodo quanto basta. Per questa zuppa vi sia piaciuta. Ovviamente potete applicare tutte le varianti che desiderate. Se volete vedere altre foto le trovate su Facebook e su Instagram, e noi ci sentiamo durante tutta la settimana sugli altri social. Lasciate un commento, mettete un mi piace, fatemi sapere che cosa ne pensate e se volete altre ricette di zuppe, perché io sono proprio la regina indiscussa delle zuppe, ne preparo tantissime, quindi se volete altre ricette per altre zuppe fatemelo sapere. Vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo la prossima settimana per una nuova ricetta. Ciao!